Simone Galori. Al Romeo Neri si gioca il big match della 17esima giornata del campionato nazionale dilettanti Girone D. Di fronte Rimini e Delta Portotolle, prima contro quarta, divisa in classifica da 6 punti. I biancorossi sono a caccia della doppia cifra in termini di vittorie di fila per battere loro stessi. Cari deve fare a meno di Di Nicola squalificato e preferisce non rischiare Ricchiuti affaticato. Il primo tiro della partita è di Torelli al settimo, che riceve da Masini e calcia, sfera oltre alla traversa. La replica ospita all'undicesimo Concinti, dopo un'incursione di Lauria, pallone fuori bersaglio. Al quattordicesimo De Martino mette in moto Pera, che salta Tedesco e mette al centro. Pradolin mette in corner. Al ventitresimo accelerazione di Bonaventura, che parte dalla propria tre quarti e si fa 50 metri palla al piede. Il traversone di Costolino è però tra le braccia di Dini. Al ventiseiesimo Pera lavora palla, poi cerca Berardi, che dopo il tocco di testa di Giuseppe Tedesco si coordina per la sforbiciata, pallone alto. Al trentunesimo Pera allarga per Verdone, cross per Berardi, che con la porta spalancata di testa spedisce incredibilmente a lato. Al 34esimo Di Maio batte velocemente una punizione dalla tre quarti difensiva. Pera dall'altra parte del campo calcia di prima intenzione. Nessun problema per Vimercati. Al 42esimo traversone alla sinistra di Verdone per Gianmarco Tedesco. Pallone a fondo campo. Minuto 44. Nuovo cross di Verdone. Il colpo di testa di Pera centra la traversa. Poi Garbini spazza. Si va all'intervallo sullo 0-0. Al settimo della ripresa angolo di Tedesco, Vimercati smanaccia, Berardi tocca per Torelli che conclude in acrobazia, Garbini salva di testa. All'ottavo veloce ripartenza ospite, dopo un tiro dalla bandierina della Rimini, Capellupo per Bonaventura. Scambio in velocità con Laurenti e Lauria. Pallone ancora a Bonaventura, che cavalca tutta la fascia destra. Poi sforna un assist d'oro a Bargigia. Il numero 16 del Delta prende la mira, Dini si supera sul primo tiro e vede sfilare a lato il secondo. All'undicesimo l'arbitro indica il dischetto per una spinta di calore e danni di Laurenti su cross di Lauria. Il difensore biancorosso nell'occasione viene anche ammonito. Dagli 11 metri Lauria trasforma, 1-0 per il Delta Portotolle. Al 29esimo Lauria in area tenta di servire Laurenti, anticipato in maniera provvidenziale da Calori. Alla mezz'ora il sinistro dal limite dell'area dell'esordiente Cabine, arrivato in settimana dall'Alto Vicentino, termina lato. Al 38esimo il Rimini pareggia, cross di Cabine per l'incornata vincente di Pera, che sale a quota 16 nella classifica marcatori, 1-1. Al 40esimo il direttore generale del Rimini, Angelo Palmas, viene allontanato dal campo dopo una scaramuccia con la panchina ospite. Al 46esimo il ribaltone è servito. Ancora cross di Cabine dall'out di sinistra. Pera tiene vivo un pallone che stava per varcare la linea di fondo campo. Didio lo trasforma nel 2-1. Il Romeo Neri esplode di gioia. E il centrocampista, rientrato da poco da un infortunio, viene sommerso dall'abbraccio dei compagni. Vince il Rimini ed è il decimo urrà di fila. Record ritoccato. Delta Portotolle spedito a meno 9. Arrivano buone notizie anche dagli altri campi. L'Este torna sconfitto dalla trasferta sul campo della Fortis Juventus. La Correggese, prossimo avversario dei biancorossi, pareggia nella tana del Jolly Montemurlo. Il Rimini allunga in vetta. I punti di vantaggio sulla seconda ora sono 4.